Un libro che ripercorre un po' la storia del nostro paese con l'intento di dare qualche spunto di riflessione per verificare ciò che forse si è interrotto nel nostro paese, cioè il rapporto tra la politica e il pensiero, tra l'approfondimento anche ideologico, culturale all'interno dei partiti che hanno lasciato il passo a personalismi, a populismi, all'incapacità di dialogare in un paese che, come ricorda l'autore, è un paese più mite, un paese in grado di garantire ascensore sociale alle persone, un paese in grado di fare anche scelte importanti sui diritti negli anni passati. Si è un po' interrotto il filo conduttore dell'Italia, che è un paese oggettivamente in difficoltà. Io credo che dobbiamo trarre spunti dalle riflessioni svolte dall'autore per riprendere e rimettere insieme un po' il percorso, ridare profondità all'azione politica, serietà rispetto alla demagogia e alla propaganda che si vede in questo momento soprattutto da parte del governo. Dal nostro punto di vista e trarre appunto insegnamento a questo libro per rimettere un po' in piedi il lavoro sui territori, nel sud, a difesa del mezzogiorno, perché c'è un lungo excursus anche sul lavoro fatto con la cassa del mezzogiorno per recuperare distanze al mezzogiorno, però è un lavoro che ancora oggi è incompleto, il lavoro fatto per agganciare l'Italia all'Europa e oggi questo lavoro va portato avanti, guai a tornare indietro, penso a quello che sta accadendo rispetto alla vicenda dell'Albania, insomma sono degli spunti di riflessione che possono essere attualizzati e sarà l'oggetto del dibattito di oggi. Il mio auspicio è... spero che si riesca a riportare il dibattito e la discussione sul merito delle questioni. Sta mancando il pensiero, ultime iniziative sono iniziative solo cariche di rancore, di livore, anche iniziative politiche che ho visto qualche giorno fa in Campania. Io credo che sia doveroso invece rimettere la politica al centro, il pensiero, i contenuti al centro del dibattito politico. Quando la politica non si occupa più di programmi, di contenuti, di idee, non si occupa più dei problemi dei cittadini, ma si occupa solo dei problemi della classe dirigente, perde la propria funzione. Dobbiamo innanzitutto partire da quello che è stato fatto in questi anni in Regione Campania. Sono stati fatti dei passi avanti straordinari, enormi. Ricordiamo che venivamo da un commissariamento sanitario. Oggi è una regione che è un punto d'eccellenza nel trasporto pubblico locale, ha fatto passi avanti sulla sanità, ha fatto passi avanti nel tema ambientale, la cultura, la ricerca, lo sviluppo. È una regione in cui noi siamo orgogliosi di vivere. Partiamo da questo punto, da questo presupposto e faremo le valutazioni nell'interesse dei cittadini campani, così come dovremmo fare a livello nazionale. Io sono molto convinto dalla linea della segretaria Schlein che anche per quanto riguarda le alleanze dice partiamo dai contenuti, partiamo dai temi, partiamo dai programmi, dalle idee, senza veti e senza pregiudizi. Io credo che vada questa linea di indirizzo che condivido in pieno a livello nazionale vada ovviamente applicata anche in Campania per evitare di penalizzare i cittadini campani nei prossimi anni. Sarebbe un errore clamoroso, a prescindere dalle scelte che si faranno. Pensiamo al bene e al futuro della Campania, dei nostri territori, così come dobbiamo pensare a livello nazionale al bene e al futuro dell'Italia. Lavoriamo in questo intanto per completare il programma di questi 10 anni di lavoro e di governo e poi mettiamoci attorno al tavolo senza veti, senza pregiudizi, senza personalismi, senza odio e rancore personale per pensare all'interesse dell'Irpinia, della Campania intera e di tutti i territori, perché la politica deve occuparsi di questo, lo ricorda l'autore del libro e credo che sia uno degli insegnamenti più importanti di cui dobbiamo tenere in considerazione. Io l'ho chiesto con grande serenità, mi auguro che si possa svolgere finalmente il congresso in Campania, lo dobbiamo ai tanti militanti, alle donne, agli uomini che credono in questa comunità e che hanno il sacrosanto diritto di poter vedere ripristinato il funzionamento degli organismi democratici del nostro partito. Credo che sia un qualcosa che stia diventando patrimonio condiviso di tutto il partito a livello nazionale, non ci sono più ragioni per tenere bloccata questa, le procedure per il rinnovo della segreteria regionale, sarebbe già un punto di avanzamento importante, un passo avanti importante. Abbiamo per il resto creato Europa da Avellino un clima di dialogo che di superamento anche delle tensioni congressuali con il candidato sindaco che veniva da un'esperienza semmai diversa anche congressuale. Io credo che sia questo un modello, a prescindere dal risultato amministrativo, un modello da seguire. Abbiamo dato ampia disponibilità al dialogo, al confronto, ad abbassare i toni e a parlare dei contenuti dei cittadini. Le persone vogliono sentirsi parlare dei propri problemi e delle soluzioni ai propri problemi, non delle querelle o dei dibattiti interni.